Molto interessante l'approfondimento di oggi, perché parleremo di materia, in fondo tanto chiacchierata, ma quasi mai spiegata in maniera da renderla poi comprensibile nella sua effettiva ontologia. Parleremo di omeopatia e lo faremo ovviamente con una specialista, medico endocrinologa e ovviamente omeopata, la dottoressa Lucia Gasparini. Benvenuta. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille a lei di essere qui, dottoressa. Allora, come detto, omeopatia è in fondo un termine che conosciamo tutti come termine, ma poi in realtà cos'è? È molto misterioso. Sì, se ne parla molto, si viene elodata, viene in tono dispregiativo, in tono entusiasta, dipende diciamo dalle persone. Io partirei per parlare dell'omeopatia da che cosa sono i farmaci omeopatici, perché poi da lì posso spiegare meglio. Certo. I farmaci omeopatici sono dei farmaci naturali, delle sostanze naturali che appartengono al mondo vegetale, al mondo minerale e al mondo animale, che vengono diluiti, dinamizzati e sperimentati sull'uomo sano in doppio cieco. Per cui diciamo che non c'entra niente l'erboristeria, i farmaci omeopatici non sono ponderali, non sono misurati, tant'è che oltre la dodicesima centesimale non c'è una molecola della sostanza, per cui sul meccanismo d'azione ancora si sta studiando, ma pare che sia a livello biofisico. Che cosa vuol dire diluire e dinamizzare? Vuol dire prendere una goccia della tintura madre di questa sostanza, mettere 99 gocce d'acqua, sottoporle a delle scosse, quindi versare una goccia in un altro flacone e così via. Okay. Questo tanto per dire come vengono preparati. Che cos'è che caratterizza ogni sostanza? Dei sintomi, per cui l'omeopatia è sia la medicina delle piccole dosi, ma soprattutto si basa sulla totalità dei sintomi generali, mentali e fisici. Per cui quando viene un paziente da me per essere visitato, io farò un'accurata anamnesi, però non mi interessa solo la diagnosi di malattia, quello che mi interessa è avere la totalità dei sintomi più caratteristici, più singolari, più particolari che caratterizzano quel paziente. Per cui noi passiamo dalla cura della malattia alla cura della persona, che viene presa nella sua totalità. Ok, e in questo... Perché un aspetto molto molto comunque interessante dell'omeopatia è proprio il fatto che il passaggio dalla malattia alla persona, come dire, non ci porta tanto a occuparci della malattia. La malattia è proprio la strada che ci porta a trovare, esatto, la persona. Esatto. E questo è molto affascinante perché la persona, dal punto di vista, cioè capire una persona da quello che è, da come lui si ammala, è proprio, cioè, un altro focus. E questo fa sì che io, curando la totalità, per il futuro io lo proteggo, perché man mano l'organismo si libera di quello che non va e difficilmente si ammala. Durante il Covid io ho curato omeopaticamente tutti i pazienti che mi hanno chiamato, nessuno è stato ricoverato e tantomeno nessuno è morto. Non è successo assolutamente niente e ho curati benissimo omeopaticamente, perché poi i miei pazienti erano già, diciamo, sani tra virgolette. Però comunque l'omeopatia ha questo: è veloce, non è vero che è lenta, l'importante è che sia precisa, sia esattamente il, noi chiamiamo similimum, il farmaco più simile. Quello che vorrei aggiungere, che mi sembra anche abbastanza importante, oltre all'individualizzazione del malato, della malattia, diciamo della sintomatologia per ritrovare questo farmaco più simile, è il concetto delle malattie croniche. Per l'omeopatia le malattie croniche si distinguono in tre grandi classi. Oh, questo è molto interessante. L'ipofunzione. Una è una, diciamo che i pazienti sono caratterizzati da astenia, stanchezza, scarsa fiducia in se stessa, tendono un pochino a nascondersi, timidezza, cioè tutto quello che porta a consumare meno energia, è come se ci fosse meno energia. E il secondo gruppo è quello delle malattie iperproduttive, per cui che le posso dire? Fibroma, verruca, polipo, cisti e via discorrendo.
E anche qui, anche l'io ha un'ipertrofia dell'io. È il narcisista, è quello che si vanta di tutto, vuole sempre stare al centro d'attenzione. Certo. È un iper, sia a livello fisico, sia che a livello mentale. E l'ultima classe invece è quella delle malattie distruttive, per cui abbiamo ulcerazioni, che posso dire, malattie autoimmuni, perché la malattia autoimmune, il significato proprio lo dice, è autodistruttività, il sistema immunitario che aggredisce se stesso, per cui c'è una distruttività anche a livello mentale. Quello che vediamo intorno, questa violenza, questi impulsi di autolesivi ed eterolesivi che hanno i giovani, lasciamo perdere se sotto effetto delle droghe, ma comunque anche il consumo di droghe, qui ci fa capire che una distruttività è molto presente in certo. questo periodo. Per cui è importante che io lavoro su questo aspetto, perché la malattia acuta, vabbè, mi prendo l'antibiotico, ho fatto una soppressione, sì. d'accordo? Però vabbè, che succede? Ma sono le malattie croniche che lì arrivi a un bivio e non c'è niente da fare, certo. lo devi sbloccare, capito? Sì, per sì. cui è molto importante. È come anche passare quello. Il punto di non ritorno. Esatto. E poi il paziente si sente. Poi il paziente omeopatico, quando si cura omeopaticamente, ti dice: lo sento che va bene. Oppure mi chiama e fa: no, deve essere troppo, c'è qualcosa che non va. E dico: prova a ridurre, magari hai preso troppo. Ah sì. Perché ecco, qui volevo dire l'aggravamento omeopatico. E le volevo chiedere perché altra l'aggravamento cosa di cui omeopatico si sente. Non è un aggravamento dato dal farmaco, ma quando io do una dose in più o diciamo troppo forte, che cosa succede? Che lo sperimento, per cui provo i sintomi, basta sospendere ed e ecco magari scende. Io mi ricordo all'inizio del mio lavoro sono andata a casa di un bambino che aveva 39 di febbre, delle placche pazzesche così. E gli ho dato un farmaco omeopatico, in quel caso era Mercurio Solubilis. Mi chiama il papà la sera: dottoressa, sta benissimo, è passato tutto. Dico: bene, allora rallenti. Il giorno dopo mi chiama e mi fa: c'ha di nuovo 32, erano sparite, ritornate le placche, eccetera, eccetera. E dico: scusi, ma che ha fatto? Beh, ma sa, siccome stava così bene, io ho continuato a darglielo. Adesso lei sta fermo e non fa niente. Certo. Altro caso, un bambino mi chiama la mamma con una tonsillite mastrosa, sembrava quasi difterite. E io ho cominciato a parlare, gli ho dato il farmaco che di solito gli dava, gli faceva bene, niente. A un certo punto dico: ma che cosa è successo? È morto il mio amico col motorino. Farsi una tonsillite, gli ho dato un farmaco che si dà nella morte, delusione, cioè di dispiacere da morte di persone care, che non c'entrava niente con la gola. Certo. È passato tutto. Perché chiaro. La gola, la tiroide e la comunicazione, certo, questa zona. Certo, capito? Molto chiaro anche quanto sia uno complesso, quanto pochissimo sia adatta l'omeopatia all'autoprescrizione. Ah, certo. Perché già diventa difficile conoscendo l'omeopatia, ma poi a certo. conoscere se stessi. Certo, certo. Aiuto. Diciamo poi una cosa, che l'omeopatia, questa che io ho descritto, è l'omeopatia pura, unicista, animaniana, perché si possono usare tanti tipi di omeopatia, cioè farmaci diluiti a piccole dose, però sono dei sintomatici. C'hai il mal di gola, ti do questo, c'hai questo. Però oppure lì è per sono il sintomo, dei sì. non per oppure la persona. Sono un miscuglio di tanti farmaci. Io non è che critico e dico, è un'altra cosa, io non l'ho studiata. È un'altra scuola di pensiero, sì, no? Sì, sì, sì. Hahnemann ha sperimentato un farmaco unico, quella è l'omeopatia pura. Allora, dottoressa, io rimando ovviamente i nostri ascoltatori a contattarla, Lucia Gasparini 52 @gmail.com, per ogni domanda aggiuntiva, perché mi auguro che ce ne siano molte. Mi piacerebbe anche molto poter approfondire altri argomenti, soprattutto ne abbiamo toccati tanti su cui avrei voluto farle le domande, ma il tempo è quello che è, quindi spero di averla nuovamente nostra ospite, come immagino se lo auguro i nostri ascoltatori. La ringrazio per adesso. Grazie a lei. Salutiamo insieme chi è in ascolto. Alla saluti prossima. A tutti, alla prossima.